Volere e potere. Se le formiche si mettono d'accordo, possono spostare un elefante. I commercianti di Avellino hanno adottato un proverbio del Burkina Faso per lanciare un appello all'unità e promuovere la manifestazione di protesta contro le restrizioni anti-Covid imposte dalla regione. Norme che, secondo i manifestanti, rappresentano un colpo di grazia per molti degli esercenti. Uno dei promotori dell'iniziativa, Ciro Covi, chiama a raccolta i commercianti. Voglio rinnovare l'appuntamento. Oggi alle 16, Piazza Libertà. Ripeto, è una manifestazione pacifica, però voglio tutti, ma vorrei che sensibilizzare anche le persone che non fanno parte di questa categoria, perché è un problema che riguarda tutti quanti, come ho già detto in questi giorni. Potete portare striscioni, manifesti, potete venire con idee, noi vi faremo parlare perché abbiamo anche una postazione audio per poter esprimere le nostre idee, quindi giochiamoci questa carta, secondo me è importante farci sentire, vi aspetto. Numerosi titolari di locali impegnati nella ristorazione, soprattutto pub, che tramite post e messaggi sui social hanno annunciato la chiusura. Chi resiste lo fa in un contesto diventato drammatico. Abbiamo raccolto le testimonianze di Laura Paradiso di Happy Chef e Franco Iannuzzi del Bar Broadway. Resteremo aperti per dare una continuità del nostro nome, ma alla fine niente di più. Ha quantificato il danno che subirete? Diciamo che il danno lo stiamo subendo da che si è riaperto effettivamente il locale. Sicuramente siamo costretti nuovamente a venir meno del personale che dovrà ritornare purtroppo a casa. E sicuramente non lo stimeremo oggi il danno, ma purtroppo dovremo aspettare ancora qualche mese per capire cosa accadrà poi dal prossimo anno. Non so come si può andare avanti in questa maniera. È una situazione drammatica, è difficile gestire e noi commercianti siamo in enorme difficoltà. Bisogna trovare una soluzione più presto perché parecchie attività che ad Avellino sicuramente chiuderanno e non avranno più. Questo dispiace enormemente perché si fanno grossi sacrifici per mantenere alta l'attività e poi ti vedi insomma il mondo che ti cade addosso. Quindi sicuramente bisogna fare qualcosa, avanti così non si può andare. Vedi che in altre città si stanno tutti ribellati, io non dico che ci dobbiamo ribellare o dobbiamo fare delle proteste civili, noi dobbiamo protestare, dobbiamo far capire alla gente che veramente far morire il commercio di Avellino significa morire la città di Avellino.